Un territorio di 2000 km quadrati che comprende 50 comuni, in cui si concentra circa un terzo di tutta l'utenza marchigiana, che nel 2017 ha avuto a disposizione 700 milioni di euro di budget che hanno permesso 5 milioni di nuovi investimenti. È questa la cornice in cui si snoda l'attività dell'area Vasta 2 dell'ASUR. I cui risultati gestionali 2017 sono stati presentati in Regione ieri, lunedì 16 luglio, durante una conferenza stampa. Anche attraverso la testimonianza i primi mesi di attività dei nuovi primari. L'area La vasta 2 ha presentato nuovi primari, nove, non nell'immediato della loro assunzione d'incarico, ma dopo un periodo congruo per valutare l'attività. Quello che si dimostra è un incremento importante in termini di quantità di servizi, eh, di qualità di, questi, di queste risposte e a favore del cittadino, con uh, una serie di prestazioni che nelle discipline diverse dimostrano come è possibile una struttura ben guidata offrire di più. Un paradigma per l'intera regione: sia laddove abbiamo nominato nuovi primari, parliamo di 85 nuovi primari già nominati in tutta la regione, e anche laddove ci sono primari insomma, da tempo che hanno la possibilità quindi di misurarsi con quegli obiettivi di incremento di produzione della sanità di risposta che poi si deve tradurre in una riduzione delle rischio di e in una qualificazione dei servizi. La sanità marchigiana è benchmark da molti anni, è sempre fra le prime tre per un rapporto fra la spesa e l'EA, quindi livelli essenziali offerti. E vorremmo che questo gradino del podio si traducesse anche in una risposta in termini di produzione di qualità percepita dal cittadino. Quindi è un segno molto importante nella Ravasta 2 che dimostra come è possibile lavorando all'interno del sistema ottenere sempre di più e attraverso questo incremento di risposta essere percepiti anche dai cittadini sul podio, non solo dalle classifiche nazionali. Erano presenti anche il consigliere regionale Fabrizio Volpini, il direttore generale dell'ASUR Alessandro Marini, il direttore dell'Area Vasta 2 Maurizio Bevilacqua e i nuovi primari di recente nominati che assieme ai 14 nuovi addirittura d'arrivo portano al 27% in tre anni il turnover dei 96 primari in servizio in Area Vasta 2. Numeri che affiancati agli 85 nuovi primari assunti dall'ASUR dal 2015 in tutte le marche danno la misura della forte iniezione di nuove energie nel Sistema sanitario regionale marchigiano.